Buon pomeriggio. Buon pomeriggio dalla sala consigliare, splendida sala consigliare del comune di Caramanico Terme, una piccola pinacoteca possiamo dire, quella che ci ospita questo pomeriggio, e ringraziamo il padrone di casa che ci ospita, ovvero il vice sindaco di Caramanico Terme, Antonio De Vita, grazie. Buonasera a voi. Grazie, grazie anche al rappresentante, al portavoce degli albergatori di Caramanico Terme, Walter Villani, che ascolteremo tra pochissimo. Allora, De Vita, come diceva anche il collega da studio, le terme a Caramanico sono pronte a ripartire dopo tutto quello che è accaduto, ovviamente questa emergenza coronavirus. Tra l'altro, una postilla: a Caramanico Terme non ci sono stati in questa emergenza sanitaria positivi, anche questa è una notizia. Sì, possiamo dire che Caramanico è pronta per la stagione turistica. Il nucleo urbano fortunatamente non ha avuto alcun caso di Covid-19 e tutta la comunità, devo dire, ha affrontato questa emergenza con molta maturità, anche con molto grande senso di responsabilità. Noi siamo pronti, come dicevo, per la stagione turistica, anche la società delle terme con cui abbiamo avuto vari incontri e anzi devo dire quest'anno il programma della società delle terme era quello di aprire il 27 di aprile. Purtroppo gli eventi hanno posticipato l'apertura e siamo comunque in attesa dei nuovi dispositivi inerenti al decreto ministeriale sulle modalità di apertura degli stabilimenti termali, che fino ad oggi non sono comunque ancora stati regolamentati. Però possiamo assicurare che la società delle terme è pronta, ha preso già tutte le misure di contenimento per quello che attiene ai contagi, e anche la comunità è pronta, tutte le attività si sono già dotate di tutte appunto, le misure di distanziamento sociale, e anche l'amministrazione ha preso delle iniziative corpose. Come chiaro è, con questa situazione l'utenza turistica va un po' monitorata, quindi come amministrazione abbiamo innanzitutto ci siamo dotati di un termoscanner con riconoscimento anche facciale che ci servirà a monitorare un po' il flusso turistico, e questo monitoraggio verrà nel punto informazioni gestito dall'amministrazione comunale. E quindi sotto questo aspetto noi siamo fiduciosi e attendiamo che Caramanico torni ai fasti di un tempo. Fasti di un tempo, non lo dobbiamo certo dire noi, Caramanico Terme negli ultimi anni, nei periodi davvero di maggior flusso turistico, è riuscita ad ospitare anche 100-150.000 persone per quanto riguarda il turismo termale, ma non solo, perché questa è anche la zona della Valle dell'Orfento, del sentiero della Valle dell'Orfento, dunque una zona, questa dell'Alta Val Pescara, in cui arrivano turisti da tutta Italia, ma direi anche da tutta Europa. Sì, beh, ecco, purtroppo quest'anno dovremmo comunque avere un target di turismo che è ben diverso da quello degli altri, sì. Un turismo molto locale. E, sì, la Valle dell'Orfento è una realtà ormai consolidata a Caramanico, ma purtroppo quest'anno saremo costretti a prendere le misure che riguardano il cambio della partenza della Valle dell'Orfento, perché comunque convoglieremo il traffico nella zona centrale proprio per poter attuare queste misure di distanziamento, ma anche per monitorare i flussi comunque turistici e avere un maggiore controllo. Quindi ci appresteremo a farlo a breve, nei prossimi 15 giorni. Terme vuol dire turismo, vuol dire presenza di turisti a Caramanico Terme. Io vorrei coinvolgere per questo Walter Villani, perché turisti che ovviamente arrivano a Caramanico soggiornano negli alberghi, nelle pensioni, nei bed and breakfast e presso gli affittacamere. Lei rappresenta questo settore, anche voi siete pronti a ripartire dopo sicuramente un periodo non semplice? Dunque, le dico, gli albergatori e tutto il settore dell'ospitalità siamo in continua riunione da parecchio tempo, appunto per non farci trovare impreparati. Abbiamo già predisposto, stiamo predisponendo in questi giorni, in base alle ultime disposizioni di legge, tutti i nostri locali in modo da fare un'accoglienza sicura con tutte le precauzioni possibili. Mi diceva prima del collegamento e poi ovviamente coinvolgendo
coinvolgeremo anche Jacopo Forcella da studio, che lo scorso anno avete avuto nel periodo estivo oltre 100.000 presenze a Caramanico, solo a Caramanico Terme. Sì, Caramanico ha avuto oltre 100.000 presenze, noi puntevamo molto alla ripresa nel 2020 e le previsioni erano di avere un ulteriore incremento in base ai dati che avevo fornito poc'anzi a lei. Purtroppo ad oggi tutto l'apparato ricettivo è fermo, compreso lo stabilimento termale. Avete pagato ovviamente anche voi tutto quello che è accaduto negli ultimi 3 mesi, e mi riferisco al soggiorno per il periodo di Pasqua e ai ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Praticamente tutte le strutture sono state ferme, sia gli alberghi, i ristoranti, l'apparato commerciale. Avevamo delle prenotazioni, avevamo un mese di maggio molto intenso, purtroppo c'è stata la disdetta totale da parte di tutti. Jacopo, allora io ricoinvolgerei il vice sindaco di Caramanico Terme, certo, per qualche domanda anche da studio. No, io volevo innanzitutto, salutando e ringraziando i due ospiti, volevo fare alcune considerazioni, nel senso, prima il dottor Villani ha parlato di un numero di 100.000 presenze, più o meno, magari qualcosina in più lo scorso anno. E precedentemente ancora il vice sindaco aveva detto che quest'anno insomma, ci sarà un turismo di tipo locale. Ecco, vogliamo far capire, se magari ne avete la concezione, più o meno i numeri, di quanti di questi 100.000 non erano locali e quindi quante persone in realtà poi andrebbe a perdere la comunità di Caramanico nel periodo turistico. Sì, in realtà il movimento turistico che c'è a Caramanico è un movimento anche abbastanza eterogeneo, che è dato dall'utenza più prettamente curativa, cioè di turisti che vengono qui per fare soggiornare e fare tutti i trattamenti di natura sanitaria, ma c'è anche una grossa parte di turismo che comunque viene a Caramanico, appunto, legato al turismo ambientale, anche al turismo dei borghi, perché Caramanico è uno dei nell'associazione di uno dei borghi più belli d'Italia, quindi anche questa attività comincia ad avere i suoi frutti. Quindi diciamo è un turismo abbastanza eterogeneo, forse la regione Abruzzo riguarda più l'aspetto termale, mentre il turismo da oltre frontiera, ma anche il turismo oltre da fuori regione, è un turismo che purtroppo quest'anno non potremo ricevere proprio per le limitazioni che ci sono, però confidiamo in una stagione che quest'anno sarà più lunga, perché dovremmo comunque cercare di diluire, il nostro obiettivo è quello di diluire le presenze durante l'anno, per arrivare, il nostro obiettivo sarebbe quello di arrivare fino al periodo di Natale e per poi coronare il periodo di Natale come abbiamo fatto l'anno passato con un grandissimo successo legato al villaggio natalizio. Vice sindaco, sempre per lei, tornando un po' alla prima domanda che le ha fatto Paolo, noi siamo ovviamente contenti che Caramanico non abbia avuto casi di Covid-19. Ecco, da amministratore, da uomo delle istituzioni quale lei è, le chiedo, siccome abbiamo avuto nel giro della nostra regione, che Paolo Renzetti fa oramai da oltre 2 mesi, abbiamo riscontrato una certa costanza nei luoghi che magari sono più verso l'interno, meno antropizzati, un numero sempre minore di casi relativi al Covid-19. Questa ovviamente, questa situazione ha delle spiegazioni orografiche e quant'altro, mi chiedo e le chiedo, è stato complicato oppure forse lo ritiene più semplice degli altri amministratori cercare di contenere la curva del contagio, che da voi praticamente è stata zero, per un paese magari che ha meno contatti rispetto a chi è sulla costa, che è magari più difficile da raggiungere, con una popolazione inferiore? Ma sì, la popolazione è inferiore, però d'altro canto le devo sottolineare il fatto che Caramanico ha molte seconde case, cioè ci sono tantissime abitazioni persone, turisti che abitano fuori regione, e anzi il fatto di essere un comune piccolo ci ha esposto a maggiori difficoltà, perché comunque l'amministrazione ha dovuto far fronte a tutte quelle che erano le necessità della popolazione. Un ringraziamento da tutta l'amministrazione va anche alla protezione, al gruppo di protezione civile che
sta a Caramanico, che comunque ci ha dato un grande supporto. Caramanico è un comune, sì, è la zona urbana, ma anche molte frazioni, il territorio è molto vasto, quindi abbiamo faticato tantissimo, devo dire, però il lavoro ci ha premiato e ha fatto sì che Caramanico continuare a rimanere un'isola ancora felice. Paolo, grazie ovviamente al vice sindaco per la risposta. Paolo. Grazie a lei. Sì, allora prima di avviarci alla conclusione di questo collegamento, un altro paio di domande. La prima al vice sindaco e poi chiuderemo con il rappresentante degli albergatori. Si avvicina allora questa stagione del termalismo, la stagione estiva a Caramanico. Vogliamo dare anche qualche numero su quante persone lavorano tra terme e indotto a Caramanico, per far capire anche l'importanza dal punto di vista proprio degli occupati nel settore termale di Caramanico? Ma il livello occupazionale inerente alle terme sono numeri abbastanza importanti, perché prima della crisi termale il personale occupato dallo stabilimento termale arrivava in 180-200 persone, e oltre a questo c'è tutto l'indotto che riguarda comunque le strutture alberghiere commerciali, dove il dottor Villani sarà sicuramente più preciso di me. È chiaro che questo l'anno scorso il periodo della crisi termale, quest'anno questa emergenza legata al Covid-19 hanno comunque segnato tutta la popolazione, ma anche i comuni vicini, perché Caramanico dà lavoro anche a tanti comuni dell'alta Val Pescara, quindi è un settore che merita la dovuta attenzione. Grazie al vice sindaco di Caramanico Antonio De Vita. Io chiuderei con Walter Villani, tornando a parlare proprio degli alberghi, delle strutture ricettive di Caramanico, perché ovviamente il vostro obiettivo, credo, è quello di ospitare tanti turisti mantenendo prezzi concorrenziali. Certamente, noi quest'anno abbiamo rivisto il listino prezzi e credo, facendomi interprete anche della volontà degli altri colleghi albergatori, di far rimanere sostanzialmente invariato il prezzo rispetto agli altri anni. Questo è un impegno che ci prendiamo appunto per favorire un ritorno in tranquillità anche economica al turismo locale. Ritorno in tranquillità ovviamente è una domanda scontata, la risposta sarà altrettanto scontata. Avete provveduto a sanificare, state provvedendo proprio in queste ultime ore a sanificare tutti gli ambienti, tutte le vostre strutture? Certo, stiamo provvedendo a sanificare e ad acquistare le attrezzature necessarie appunto per far vivere un soggiorno in piena tranquillità.